alto, siamo a inizio video. Saluta! Ciao a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti a un nuovo video. È un video tag, come leggete sicuramente qua sotto. E, allora, il video tag funziona così, che tu per prima cosa citi la persona da cui leggi le domande. Ah, ok. E in questo caso è... No, ideato da Terry Prodan e Sorrisi Azzurri. Ok, però noi in realtà... In realtà, le domande le prendiamo da Vaxel 2007. Vaxel 2007. Ciao! Allora, quindi io ti leggo le domande e tu rispondi? No, rispondiamo insieme. Ah, ok, rispondiamo non insieme. È una sfida, è un tag. Ah, scusate. Passate coscio. Allora, in quale stanza passi più tempo e di solito quante ore quotidianamente trascorri in casa? Allora, quante ore... Allora, intanto noi forse diamo anche risposte diverse, perché io trascorro molto più ore di te in casa. Sì. Ecco, allora diciamo che su 24 ore, che è la durata di un giorno, 12 di giorno e 12 di notte, sì, le 12 perché di notte all'Equatore. Ce le passo tutte. Oddio, Flavio, senti, non mi cominciare a fare queste... queste cose, perché giuro te butto fuori dalla finestra con le inferiate chiuse, No, patate. Te faccio uscire dalla finestra senza neanche aprirla. Allora, vabbè, sì, le ore di notte te le spari tutte. Io sì, e poi di giorno, boh, altre 5-6 ore le passerò dentro casa. Di più? Sì, vabbè. 8 sono di sonno, più 5 fa? 13. Ce la posso fare. 13. E tu sei fuori casa 11 ore? No, molto di meno. Appunto. Molto di meno, quindi io starò dentro casa... vabbè. 20 tanto. Ore. Tante ore. Tu di meno. Io di meno, sì. Vabbè, perché ho orari di lavoro più lunghi. Quindi, vabbè. E dove passi il tuo tempo solitamente? È qui, nel salotto. Nel salotto di casa, sì. Perché tu? Io nel salotto. Bagno. Io nel salotto, ma più di te passo più tempo nella stanzetta, perché c'ho il PC, il modellismo, studio. Nello studio, quindi diciamo... È vero, quella è una stanza che usi quasi solo te. Sì, studio. Ci sto quasi sempre solo io, però per lo più anch'io sto maggiormente qui in soggiorno. Va bene. Domanda seconda. Quale stanza preferisci pulire? Qui rispondo solo io, perché tu praticamente... La stanza che preferisco pulire è la cucina. Perché è piccola. Ma no, perché mi piace averla sempre ordinata, pulita. Poi, chi si occupa delle faccende di casa? Siamo alla quarta. Se potesti... No, allora, chi si occupa delle faccende di casa? Io. Aspetta. Però qualcosina fa anche lui. Sì, anche perché bisogna vedere che si intende per faccende di casa. Le pulizie... Pulire io. Le pulizie quasi maggiormente lei, quasi al 90% lei. Io faccio poco, do una mano. Anche perché ultimamente ti capita di pulire quando io non ci sono. Esatto. Quindi, vabbè. Poi faccende di casa, insomma, pagare le bollette, andare a fare la spesa, e lì siamo già più su un 60-40. È vero. Perché la spesa spesso la faccio io, le bollette spesso le pago io. Poi, non so, faccende di casa, riparazioni, le faccio tutte io. No, però scusami, mo qui la faccio furio, perché la riparazione materialmente la fai te, ma io ti sto sotto la scala perché passami quello, mi prendi quello, dov'è che abbiamo messo il martello? Mi recuperi il cacciavite? Ecco, quindi materialmente la riparazione la fa lui, ma io sovraintendo. Ma sovraintendo, mi passa le cose. E diciamo che quando monti a miei mobili di Ikea mi sistemi tutti i pezzi. Capito? Che è comodo. È la base. Perché la metà del tempo uno lo perde a cercare, questa vita è diversa da questa, invece lei si sistema tutto e si fa prima. Vabbè. È la base. Se potessi, cambieresti casa? No. Io sì e no. Nel senso che questa casa mi piace... tanto, però che ne so, se mi proponessero una casa con un pezzo di giardino, oppure anche una casa in montagna o col camino, ci avrei delle difficoltà, cioè non mi dispiacerebbe. Vabbè. Cosa ami di più della tua casa e cosa di meno? Io chi la abita? Ami di più. Ah! Cosa ami di più della casa e cosa meno? Scusa, però chi l'abita che intendi? Bipede o quadrupede? Cosa di più e cosa di meno? Vai, inizia te. No, inizio io. Io la cosa che amo di più in assoluto della casa e poi di tutte le case che abbiamo abitato insieme è il divano. I sonni migliori su sto divano. Che volevi che fa? Sì, perché uno magari spesso si compra il divano
No, qui faccio una piccola parentesi, pensando anche a tuo fratello, è proprio l'esempio più classico che mi viene. Uno si compra il divano che gli piace, ma il divano deve essere soprattutto comodo. Quindi uno dovrebbe comprarsi il divano comodo, prima che bello. Fine. Beh, il nostro è sia bello che comodo. Il Poi vale, nostro, gusto però, personale, sia bello che comodo, però ovviamente. secondo me è più comodo che È bello. più comodo che bello, sicuramente sì, quello è vero, ti do ragione. La cosa che invece a me piace di meno è il mio bagno. Il mio bagno è quello che mi piace di meno, è la cosa che mi piace di meno perché sembra perfetto, la doccia grande, tutto bello rifatto da poco, perché quando abbiamo comprato questa casa il bagno lo avevano appena appena rifatto, quindi tutto nuovo, sanitari nuovi, tutto bellissimo. Solo che forse sono stati un po' attenti alle spese di manovalanza, per cui praticamente è tutto storto, Sì, i tubi sono c'ha storti, dei difetti un po'. idraulici, no, Sì. Sì, impegnativi, perché stiamo sempre lì a fare le stesse riparazioni ogni 6 mesi e quindi è una cosa che io odio. Perché ti inganna, il mio bagno ti inganna, sembra fighissimo e poi in io realtà la cosa che dopo. amo di più. A parte la bipede. Ma tante cose, però non c'è una cosa che. Il frigorifero? Il frigorifero mi piace tantissimo, Lui lo c'ha un amo. vizio tremendo. Lui rientra in casa, ciao ciao, poi va al frigorifero, lo apre, controlla e richiude. No, perché è stato uno degli acquisti migliori che abbiamo mai fatto in questa casa, il frigorifero. Sottovalutato, no, sottovalutato no, però non gli ho dato tutto sto peso. Ho comprato un frigorifero che comunque sì, era abbastanza buono, però non pensavo che avesse questa resa. Cioè, noi ci mettiamo le cose in frigo, non vanno a male mai. Mai, mai, mai. Però questa opinione ce l'hai anche perché veniamo da 5 anni in appartamenti in affitto Con frigoriferi di dove cacca, vabbè. avevamo il frigorifero del proprietario che generalmente erano sempre di classe C se non D, quindi tu compravi l'insalata il lunedì e il martedì sera la buttavi. Vabbè, le cose che odio di questa casa. Non so, i vicini? Il traffico fuori, non sono abituato, mi dà fastidio, mi disturba. Che Però il poi traffico traffico fa no, ora, infatti. non è traffico. No, ogni tanto no, passano delle macchine perché comunque siamo su una via di transito. Non sono abituato. In realtà non è un traffico eccessivo, anzi. No, ma Anche piuttosto poi. modesto, però io essendo sempre vissuto in vie private dove si sentivano quello che faceva più rumore erano gli uccellini, mi urta sta cosa. Sì, però poi c'è da Però dire che il poi. traffico qui ce l'abbiamo soltanto su un lato della casa perché Sì. l'altro affaccia su uno spazio condominiale, i giardini condominiali. E poi in realtà il traffico che c'è da noi è un traffico che va molto a orario. Sì, no, di sera non Orario c'è apertura nessuno. negozi, quindi negli orari importanti in realtà qui non vola una mosca, quindi va bene. C'è uno stile predominante nella tua casa? Beh, direi di sì. Qual Non lo so, come si chiama? Shabby? è? Ma non credo che sia shabby, mo soltanto perché abbiamo questo mobilone Il qui tavolo? in camera, ma no, questo è un tavolo in legno così. Io direi che in realtà c'è uno stile che è il nostro. Basta. Quell'angolo lì, per esempio? Glielo facciamo vedere? Ma glielo puoi No. pure far vedere, ma non. No, Vabbè. non c'è uno stile predominante. Fondamentalmente Shabby ci piace. Country? No, non è Ma country, non no, c'entra che niente. Non so dici? che cosa. Ci piacciono i mobili chiari. Sì, mobili chiari sicuramente. E non moderni. A me non piace, ma a nessuno dei due piacciono le cose No, non moderne. piacciono, non è uno stile moderno, tecnologico, diciamo è un po' un mix, perché i mobili sono di quel tipo che. Quel tipo di mobile un po' senza età, mettiamola così. Sì, quasi classico. Mi verrebbe di classico anche se non lo è. Non lo è, infatti. Poi tutto molto chiaro, pareti sempre molto chiare, anche se non sono bianche, però ecco, sempre tutto molto chiaro, e poi qui e là un po' di Va personalità bene, dai messa. tre aggettivi alla tua casa. Io Dai, 3 aggettivi alla tua casa. dico luminosa, spaziosa, calda. Calda inteso come ambiente. No, più che caldo, Quindi rilassante, accogliente. accogliente, E io fondamentalmente li condivido perché luminosa assolutamente sì, accogliente assolutamente sì, e poi io direi che la mia casa è mia, che è un aggettivo possessivo, però rende l'idea del fatto che la sento mia. Ci sono io qui dentro, cioè ci siamo noi, nel senso.
se una persona estranea viene in casa, capisce tanto delle nostre personalità, dei nostri caratteri. Cambi spesso disposizione di mobili, fai cambiamenti in casa? No. No, perché noi per scegliere un mobile. No, noi per scegliere un mobile ci riflettiamo e ci pensiamo tanto, non perché, perché intanto a me non piacciono i cambiamenti. Io le cose le studio e quando vanno bene ho capito che non so, un mobile può andare bene in un punto per un determinato motivo, non è che il motivo cambia, o comunque sia, se il motivo cambia, poi si cambia. Ma i motivi non cambiano, il tavolo sta qua perché sta sotto le finestre. Perché devo cambiare posizione del tavolo? Che so, cambiate le finestre? No, quindi no. Io però, vabbè, la penso come lui, però in realtà vengo dalla casa dei miei genitori e i miei genitori che hanno un po' il pallino dell'arredamento con pezzi antichi, pezzi d'antiquariato e via dicendo, loro ogni tanto si svegliano la domenica e si cominciano a girare le stanze, le girano completamente, spostano tutti i mobili. Ogni tanto io prendo questa cosa e quando io e mio fratello ancora vivevamo con loro, definivamo quelle Tetris. giornate Tetris. Sì, no, noi dicevamo mamma e papà stanno a giocare a quei Lego perché spostavano i mobili con la facilità con cui io e mio fratello da piccoli spostavamo i Lego. E quindi vengo da un passato in cui ero abituata a far girare i mobili per cambiare un po' stanza, così, però io in realtà nei miei appartamenti non l'ho mai fatto. Anche se ogni tanto cambio le cose, perché in base a come magari io, non so, la cucina l'ho organizzata in un determinato modo, dopo 6 mesi sposto tutto Sposta tutto, poi mi perché. fa: Flavio, prendi gli Scottex. Io vado dove sono gli E Scottex, non non ci li sono. trovo. Dove sono sempre stati. E invece, magari 2 giorni prima l'ha cambiata, ha cambiato posto. Quindi. Sì, E lo fa spesso. però no, lo faccio spesso in relazione al fatto che in 7 anni di convivenza abbiamo cambiato 3 case e in entrambe i tre appartamenti ogni tanto capivo di aver sistemato male le cose, di aver organizzato male gli spazi negli armadi o nella cucina o nei bagni e quindi andavo a risistemare. Però. Qual è la stanza angolo preferito di casa? Ancora? Infatti, quella è dove passi più tempo. L'angolo preferito, stanza, sempre questa. Come vale la risposta di prima per No, me. preferito nel senso che mi inorgoglisce proprio, è il mio giardino d'inverno. Quanto è bello. Ho fatto un giardino d'inverno nel balconcino interno. Tra l'altro è diverso rispetto a quello che qualcuno di voi ha visto nell'home tour. Ho fatto delle modifiche, dei cambiamenti e adesso mi piace ancora di più. Mi piace proprio tanto. Però non ci sto mai, però mi piace tanto. Ti piace ricevere persone in casa a organizzare cene feste? A me no. Perché tu sei un orso. Se. A lui piace la solitudine, la tranquillità. No, Se. piace anche a me, però a me piace organizzare le cene, le cose. Quali sono i Ho colori? anche un libro, il libro delle cene. Ogni volta che abbiamo amici o parenti a casa, c'è questo libro che è della Fabriano e ci scrive il menù, i nomi degli invitati, disegni le posizioni del tavolo e poi c'è lo spazio dove loro possono lasciarti una frase, un pensiero. Quali sono i tuoi colori preferiti per l'arredo? Vabbè, quello abbiamo già Chiari. detto, colori chiari. Assolutamente Sì. E poi non qualche conosco i. punta di colore qua e là, però di base Oppure colori colori chiari. chiari, oppure naturali tipo legno. Colore del legno. Abbiamo finito. Erano 11 domande. 11 domande in 14, quasi 15 minuti, siamo stati bravissimi, Flora. Beh, questa dura Accidenti. 6. Ho capito, però lei ha risposto da sola, quindi giustamente metà del tempo. Noi siamo in due. Però hai fatto anche il conto. Va bene. Salutiamo. Cos'è Un quello? saluto alla regina. Grazie Della regina? Va bene. Grazie per averci seguito in questo tab. Ci vediamo al prossimo video, cioè subito. guarda che c'è tutta la schifezza Eh qua. sì, perché è sporco, perché la melina Si sposta. si sposta. Vedi? Guarda. Guarda, se poi mi ricordi, provo a metterci un goccettino di colla e provo a sistemartelo così. Sì, però se io ti chiedo, metti la colla e non mi dire dopo. Dopo. No, se no è inutile che io Chiedimelo. ti ricordi. Mi metti la colla? Dopo. Allora.